3.000 quasi gli spettatori presenti, per la precisione 2.800. L'arbitro è Di Graci di Como, Bocca di Caserta e Nasti di Napoli. Gli assistenti, quarto uomo Caruso di Viterbo. Sono tante le occasioni a gol di questa partita, inquadrata anche la tifoseria ospite. Un bel colpo d'occhio comunque presentava questa sera lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia. La prima occasione, il sinistro di Del Sole si distende e sventa, il portiere del Pescara Raffaele Di Gennaro, classe 1993. Il Pescara attacca sulla sinistra, Zita, palla in mezzo, la volée di Dursi, bravo Vitali, reattivo nella circostanza del servo difensore dell'Ancona. Vitali lo scorso anno era il titolare nel Matelica in Serie C. Poi ancora la clamorosa occasione mancata, fallita da De Marchi, era più difficile da sbagliare, su cross, su invito di Cancellotti. Siamo sempre nel primo tempo tutto solo, guardate, incredibile, occhi negli occhi col portiere Vitali. Poi altra azione dell'Ancona Matelica, un gran lancio, se non vado errato, di Papa, il regista della formazione ospite, il sinistro di Sereni, la palla che non inquadra il bersaglio grosso, però davvero una bella azione, soprattutto bella la verticalizzazione. Il gol del Pescara al minuto 35, muove benissimo la palla la formazione biancazzurra, da Dursi a Zita, sinistro a pelo d'erba radente, nulla da fare per l'estremo difensore dell'Ancona Matelica Vitali. Pescara 1 Ancona Matelica 0, il gol di Nzita, migliore in campo, la prima rete con la maglia del Pescara, seconda stagione per il classe 2000, ex Perugia. Si sblocca la situazione, il Pescara nel primo tempo ha creato tante occasioni, soprattutto grande sciupio da parte degli attaccanti biancazzurri. Qui ci prova Dursi, la palla viene ancora una volta deviata dall'attento Vitali e poi Tofanari riesce ad evitare l'intervento di un giocatore del Pescara che avrebbe se no segnato a porta vuota. E ancora qui siamo nel secondo tempo con le immagini di questa partita, la traversa colpita da Sereni sulla splendida imbeccata di Nando Del Sole. Guardate, Del Sole che nel secondo tempo è salito in cattedra, portiere battuto, la traversa dice no a Sereni, che è uno degli attaccanti della squadra di Colavito. Poi qui perde palla Papa, occasione per De Marchi, bravo Vitali, però lì si fa gol e quindi sempre 1-0. Però il Pescara ha rischiato con la traversa colpita da Sereni, ancora Del Sole, uno contro uno con Frascatore, lo supera, palla in mezzo, la deviazione di Gennaro, capisce tutto Sereni che anticipa l'estremo difensore biancazzurro, forse toccato, anzi il contatto c'è, l'arbitro lascia proseguire le proteste forse motivate da parte della squadra dorica. Il gol subito dopo del pareggio, da destra verso sinistra, il controcross crediamo di Alessandro Di Renzo, pescarese doc, guizzo rapinoso di Fagioli, però lì rimane a guardare, se non vado errato Cancellotti. Il gol dunque di Fagioli ad un metro dalla porta difesa Di Gennaro, dunque primo gol tra i professionisti per il classe 2000, ex giovanili biancazzurre. Poi la Pescara torna ad attaccare, cambia il tridente, l'intero tridente, il tecnico Gaetano Auteri, ci prova Dursi, avrebbe potuto concludere in realtà anche Marilungo che forse non se l'è sentita, e poi riparte di nuovo negli spazi la formazione biancazzurra. C'è questo tentativo ancora di Dursi che non trova la porta sull'uscita del portiere Vitali. Siamo nelle fasi finali della partita, attenzione però a questo calcio di punizione di Gasperi che ha preso il posto di Papa, la deviazione decisiva di Di Gennaro, un tiro insidioso sul calcio di punizione, dunque l'Ancona che guadagna un corner. Era entrato Gasperi al posto di Papa, anche con la Vitto ha fatto diverse sostituzioni nel corso della ripresa. Attenzione, siamo nelle fasi finali, la traversa clamorosa colpita da Ferrari, qui un po' in certo il portiere Vitali, Ferrari che ha fatto registrare un buon impatto sul match, sull'ottima imbeccata ancora una volta sortita di Nzita sulla fascia sinistra, il migliore dei 22 in campo. Marilungo anche egli è entrato in corso d'opera, c'è poi questa situazione con Nzita che effettua il cross, lascia sfilare il pallone molto bene Bocic, 90esimo, il destro incrociato di Zappella, 90esimo, Pescara 2 ancora Matelica 1, la vittoria dei biancazzurri.
proprio all'ultimo respiro. È il primo gol in carriera per Davide Zappella, classe 1998, aveva segnato soltanto con la primavera dell'Empoli nella stagione 2016-2017, un gol, e questo è il primo in carriera tra i professionisti. Abbiamo visto il cross di Nzita, il migliore in campo, un gol e un assist, l'ottimo lavoro di Bocic che lascia sfilare il pallone, poi la chiusura in diagonale di Zappella, il gol del 2-1, e poi un'altra opportunità per i biancazzurri sul fischio finale del direttore di gara Di Graci. Di Como, primi tre punti della stagione. Pescara batte ancora Matelica 2-1.